Oggi non so se ce la faccio. C'è anche Stellina, special guest nel video, che se la ronfa. Pensavo di averle sentite tutte, e invece no. Credo che questa sia solo un'overture di ciò che mi aspetta in futuro. Vi avevo promesso in una storia Instagram che vi avrei raccontato tutto, ma ho avuto bisogno di qualche giorno di decompressione. Ma adesso vi racconto. Entrano in farmacia madre e figlia adolescente. Due belle persone, educate, composte. Registriamo i dati e al momento di provare la temperatura accade tutto in un secondo. Prendo il termometro a infrarossi e lo direziono verso la fronte della ragazza, che però mi porge il polso e si scansa quasi stessi brandendo la spada laser di Obi-Wan Kenobi. Nel frattempo la madre, con viso contrito ed espressione di pietas quasi fosse la Madonna della Doloreta, mi dice: no, non sulla fronte, faccia sul polso. Signora, la febbre si prova sulla fronte. Piccolo inciso, quando al supermercato, all'ingresso di alcuni eventi, vi provano la febbre sulla mano, sul dorso della mano, sul polso, non è che serva a molto, ma torniamo a noi. No, la prego, gliela provi sul collo. Ho capito, signora, ma proverò la febbre dove devo o è lei che mi deve dire cosa devo fare? Ma poi, mi tolga una curiosità. Perché non in fronte? Dopo averle puntato il termometro vicino all'orecchio, aveva 36,6. E pensavo che la madre volesse nascondermi un'eventuale febbre della figlia. Perché non si spara sulla ghiandola pineale? Mi spieghi meglio, signora. Qui in fronte abbiamo la ghiandola pineale e se lei ci spara, la danneggia. Il termometro la secca. Lei dovrebbe saperlo. Lo sa dove si trova la ghiandola pineale? Rimango sbigottito. Ma cosa dico? Ammutolito. Ma cosa dico? Astarnato. Però sapete, quando entra qualcuno in farmacia non sai mai chi è. E quindi in certi casi il tuo ruolo ti impone una certa pacatezza. D'altronde, dall'altra parte del banco potresti avere un neurobiologo fresco fresco di pubblicazione su Lancet. Quindi il beneficio del dubbio, così su due piedi, lo si dà a chiunque. Ma lei, signora, mi perdoni, che lavoro fa? Così, per sapere. Faccio le pulizie. Ah sì? E questa scoperta dove l'avrebbe letta? Su internet. Io studio molta medicina. Lo so, faceva già ridere da faccio le pulizie. Però ho detto, siamo qui, into the groove, facciamoci schiarire le idee da chi ogni giorno spazza via i dubbi con un colpo di Swiffer. Con il tono saccente di chi ne sa una più del diavolo, e nella fattispecie il diavolo sei tu, mi dice: guardi, noi qui abbiamo la ghiandola pineale e se lei ci spara con quel coso, la secca e così diventiamo tutti docili, tipo degli zombie. Ho detto: signora, guardi, noi in fronte abbiamo l'epidermide, seguita dal derma, ipoderma, la scatola cranica e, udite udite, se scaviamo di più, troviamo la corteccia prefrontale, sede, tra le altre cose, del giudizio, che lei, signora, non ha. Lei, signora, sa cos'è l'epifisi? Epiché? È la ghiandola pineale, signora. Ho solo usato un sinonimo. Se avesse mai letto un libro di anatomia dopo aver dato 4-5 esami di biologia all'università, lo saprebbe anche lei. Pensavo che il carico fosse sufficiente. Ma se lei sapesse, come dire, povero essere unicellulare, protozoo ciliato, è che all'università vi insegnano quello che vogliono, non la verità. Si informi. Siete tutti burattini del sistema, è tutto un business. Sarei rimasto lì ore a prenderla per il culo senza che se ne accorgesse. Ma purtroppo avevo un'altra analisi da registrare. A voi le conclusioni, a presto, ciao.